Ed ora lo sport con il calcio di Serie C e in particolar modo i playoff che vanno avanti e che domani alle ore 21 all'Adriatico Cornacchia vedranno impegnati i biancazzurri che ospiteranno e sfideranno in casa la Juventus Next Gen. Allora, alla vigilia di questo importante incontro, insomma, chiediamo di più a Massimo Profeta che è qui con noi in studio. Buongiorno, buon pomeriggio Massimo, quindi come i biancazzurri si stanno preparando? Buon pomeriggio a te, Anna, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Insomma, intanto il vantaggio, ancora il vantaggio non trascurabile di giocare per due risultati su tre, vittoria o pareggio al 90esimo. Non ci sono tempi supplementari in questo turno, secondo turno eliminatorio playoff, mentre la Juventus Under 23 è condannata a vincere entro i 90 minuti. Tra l'altro domani è diretta su Rai Sport alle ore 21. Queste sono le immagini dell'ultima partita, soffertissima contro il Pontedera. Per quanto riguarda le ultime, la squadra si allenerà, Anna, nel pomeriggio, quindi diciamo così, siamo nel campo delle supposizioni, però sappiamo di certo che Dagasso è ancora out, è l'elemento a mio avviso imprescindibile di questo organico, il migliore dei centrocampisti, anche per la sua estrema duttilità tattica in un reparto, quello nevralgico, che più degli altri diciamo così, ha denunciato sin dall'inizio della stagione evidenti criticità. Aloy non è al 100%, ha giocato martedì scorso contro il Pontedera, era reduce da un fastidioso infortunio al ginocchio, è solo un problema di tenuta, quindi bisognerà capire se partirà dall'inizio. Allora, abbiamo abbozzato una probabile formazione, chiedo proprio a Roberto Cherchi di mandarla in onda, eccola qui, forse un solo cambio, vedremo se sarà così, con Franchini che scalpita a centrocampo al posto di Aloy oppure al posto di Tugnov, vedremo insomma quali saranno le scelte del tecnico Emmanuel Cascione. Del resto la squadra deve ancora allenarsi, lo farà alle 15 di questo pomeriggio, quindi Plizzari, Trepali, Floriani, Brosco, Vesic, Milani, Squizzato, Tugnov, Aloy o Franchini, oppure Franchini al posto di Tugnov, Merola a Cornero a supporto di Cuppone. Vediamo la Juventus Under 23, probabile 11, in questo caso dobbiamo dire che la Juventus sarà priva dell'esperto Poli, ma anche del giovane Stivanello, sono tutti giovani in realtà, lo dice la stessa denominazione Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus. In dubbio Turicchia farà il suo rientro dopo due turni di stop causa squalifica. Simone Guerra, che è il terminale della manovra, come vedete nella grafica 3-4-2-1, il sistema di gioco disegnato, che sarà disegnato appunto dal suo tecnico Massimo Brambilla. Guerra ha realizzato, Anna, 15 gol in questo campionato, quindi è il bomber della Juve a cui bisogna stare molto attenti. 15 gol, di cui 3 già contro il Pescara, 1 nella gara di andata terminata 3-1 proprio la prima giornata di questo campionato lo scorso settembre, e poi addirittura una doppietta nel 4-3. Grazie a questo risultato la Juventus riuscì ad imporsi sul Pescara nella prima giornata di ritorno ad Alessandria. Questo è il probabile 11 da fare a Trepali, Savona, Pedro Felipe, che è la novità della Juventus Under 23, è stato preso dal Palmeiras a gennaio, è un brasiliano del 2004, grande eleganza, grandi mezzi tecnici, Muaremovic, un pilastro di questa Juventus bosniaco. Poi gli esterni sono Comenensia e Rui, in mezzo al campo Damiani, che è uno degli elementi più esperti. Di fatto Anna, i due giocatori più vecchi, tra virgolette, diciamo, meno giovani, sono Damiani, che ha soltanto 26 anni, quindi 98, classe 98. Proprio Guerra, vecchio no, però esatto. Guerra invece deve compiere 35, diciamo che è l'elemento più rappresentativo dal punto di vista della carriera. E davanti abbiamo detto Nonge, che ha già esordito in prima squadra, ha già debuttato con la Juventus, la prima squadra di Max Allegri, insieme con Sekulov, 6 gol da quando è rientrato la Juve, perché nella prima parte della stagione questo italo-macedone, classe 2002, anche lui giovanissimo, 22 anni, ha segnato 6 gol con la maglia della Juve Under 23, e quindi il terminale della manovra, come dicevamo poc'anzi, Simone Guerra, che rientrerà dal doppio turno di squalifica. Non dovrebbe giocare dal primo minuto un ex, Leonardo Cerri, è un giovanissimo del 2003 che ha militato per 6 mesi in biancazzurro, militando nella squadra del Pescara Under 17. Queste sono notizie, però naturalmente ci torneremo questa sera perché la squadra tra poco si allenerà.